siamo in compagnia di Diego Galdino, autore dell'ultimo Caffè della Sera. Di che cosa parla il tuo romanzo? Il mio romanzo è una storia d'amore ambientata nella città più bella del mondo, dove c'è un barista che praticamente vive questa storia d'amore lavorando nel suo bar, facendo i caffè a tutti i suoi clienti, che poi sono quasi dei familiari e degli amici. E però c'è sicuramente molta Roma in questo libro, perché è la città di cui io sono innamorato follemente, e quindi c'è tutto questo insieme di cose che non possono essere lasciate così. Il caffè, l'amore, Roma, che altro dire? Niente. Perché le nostre lettrici dovrebbero leggere quest'estate l'ultimo Caffè della Sera? Allora, io non so perché le vostre lettrici dovrebbero leggere questo romanzo quest'estate, però perché secondo me l'importante è leggere, poi a prescindere da cosa, visto che siamo uno dei paesi con meno lettori, l'importante è leggere. Se poi leggete il mio romanzo sono ovviamente più contento. Fai un saluto alle nostre lettrici? Allora, un grande saluto alle lettrici di Tua City Mag, e ringrazio per avermi ospitato con questa intervista. Un saluto.